preparazione estiva. Allora, cos'è che abbiamo qua? Niente, ho messo un. Giusto perché sotto ci sono questi, no? Degli altri sedili. Allora ho messo un tappeto che era una base dei miei quadri, no? Ovviamente lavato. Un tappeto e un materassino, no? Un materassino, un altro materassino per i cani, che tanto io il cane non ce l'ho, quindi quello quando l'ho comprato era nuovo, il cane non l'ha mai visto e vanno benissimo. Poi un po' di cuscini, due teli per la spiaggia che vanno benissimo per coprirsi, la mitica coperta della Simca. Per chi aveva la, no? Eppure questa qua, se fa un po' di freddo, fa la differenza. E quindi questa sempre me la prendo. Un altro telo per la spiaggia, altri cuscini, un miscio. Poi ho questi 1, 2, 3 cubi che si possono, una volta svuotati, si possono piegare, non prendono spazio, fold, no? E cos'è che ho dentro questi benedetti cristi? Innanzitutto ci si può sedere sopra e salirci sopra non lo so, però sederci vanno bene. Quindi se hai la tenda ci metti poi questi qua sopra, cioè dentro, e ti ci puoi sedere e voilà. Dentro che cosa abbiamo? Roba di plastica, carta igienica, bottigliette di alcol che saranno lì da almeno non so quanto. Io non bevo alcol, quindi. Però ce l'ho sempre lì. In caso se devo invitare qualcuno per un drink, bicchieri di plastica, piatti di plastica, tovaglioli di carta, che poi sempre uso la carta igienica. Come si fa anche in Thailandia. Qua ho tovaglioli, piatti, filtro per il caffè, tazze, un filtrino per il tè, dei taglieri, dei piatti, volendo tagliere piatto, insomma, un altro tagliere. Ma quanti cazzo di taglieri ho? Due coppette, poi delle due pentoline, vabbè, in ogni caso come dire, utensili per la cucina da campeggio, ok? Qui ne ho un altro e qui ho portatile. Just in case per fare il fuoco, sacchetto, fornellino da campeggio, no? Con le apposite appunto tavolette sacchetti per l'immondizia che sono sempre importanti da portarsi dietro. No, questi li tengo qua così come separatoire. Pensando di mettere un letto, Inserirci questi mi verrebbe troppo e io alto. lì personally. Ci sto benissimo, anche perché se voglio metterci un letto non ci voglio mettere una brandina. E se voglio fare una base, dovrei farla che arriva appunto fino qua, no? Quantomeno fino qua, per avere almeno E una infatti piazza c'è e il mezza, letto. a mio parere. Il fatto di avere un letto, il fatto di avere, come va? L'orologio del generale. Il fatto di avere un letto, a mio parere, è una cosa esclusivamente occidentale, no? In tanti altri posti dormi con l'amaca, in tanti altri posti dormi direttamente al suolo, per terra, sulla Sì, scuoia. sarebbe magari più comodo, ma è un pezzo in più che io mi devo aggiungere qua e sincerely. Ah, qua ho messo degli elastici per tenere le cose, no? Così almeno non scivolano, no?
elastici butta giù, ha nevicato ieri e anche un po', no, ieri sera, ieri pomeriggio tutto il giorno e poi ieri sera. E io penso che così vada benissimo in ogni caso. Volendo, ecco, volendo questo qua si mette un pochettino più in qua e ho già una piccola, un po' di spazio in più, insomma. Hai capito? Ah, ecco, c'ho un altro materassino di quelli di yoga sotto, Il vedi, sacco di a pelo. pelo, che questo qua va fino a quanto? A 5 Insomma, se hai gradi. freddo ti ci metti dentro, se hai caldo Ci stai va dentro. benissimo. Questa qui mi ha salvato diverse volte. Anche se Sei ero dentro dentro un il sacco sacco a a pelo? meno 20, no? Allora ti conviene prendere una di quelle giacche, o prendi un sacco a pelo più decente. Oppure ti prendi una di quelle giacche che trattengono il calore. Dormi con quella. Vediamo l'altra posizione. Questo sedile lo tengo coperto. Adesso l'ho messo a lavare la copertina, così almeno non si sporca. No? Perché a volte magari sì, uso il tavolino, però a volte appoggio qualche cosa di qua, ma magari la borsa frigo la metto lì sopra oppure la tengo lì. Insomma. Il fatto di tenerlo il più semplice possibile. E cos'altro? Mi sembra che è tutto. Questo affare qua non l'ho mai acceso, l'avevo attaccato, ma non l'ho mai acceso. E quindi mi sono già detto che lo devo togliere, solo che per toglierlo, fuck it, vedi? Devo svitare queste qua appena appena, ma guarda quante ce ne sono, cioè c'è tutto il track qua, sono infinite, non mi passa più. Meno male che lì non c'è. No, non è che mi piaccia tanto così grigiumetro, magari però mettergli di nuovo quelle bandierine modello tuk-tuk. Asiatico non mi piace più, quindi magari ce le metto, non so, ci devo pensare. L'altro giorno ho pulito tutto quanto, ecco, nice and beautiful. Questo qua lo devo attaccare, borsettine profumate, profuma ancora. Let me see. Ah, ecco, fammi vedere, perché ogni tanto qui cade della roba e poi non la trovo più, hai capito? Tipo per esempio questo, qua ancora devo mettere la copertura, o prima o dopo ce la faccio. Vedi? Tac, questo tac, una sicurezza per la notte, hai capito? E dopodiché qua ti fai la tua bella dormita. E ci stai benone. Hai capito com'è? Sì, qua la copertura la devo mettere, non è che mi piaccia tanto questo nudo e crudo. No, copertina. E sono a posto. Se sei nella brandina, sei limitato alla brandina. Qua. Hai capito? Cioè, ti puoi giocare di più, insomma. You know what I mean? Ho visto un video di un tipo che dentro la macchina si è messo la brandina. Una macchina station wagon, no? Una di queste qua, monovolume. E si è messo la brandina. Questa mania del letto. Ma una volta che tu hai messo il tuo materassino, sì, torniamo al punto. Sotto la panca la capra crepa, sopra la panca la capra canta, ma sotto la panca la capra crepa. Voglio dire, se tu metti la roba di sotto, non vuol dire un cazzo, però, nel senso, metti la roba di sotto, sotto la brandina e così stivi altra roba, ma quanta roba devi portarti, hai capito? Cioè, nel rispetto del minimalismo, io già vedo tantissime cose che mi porto e non uso, no? Ah, questa magari mi può servire, ah, questa mi può servire, e quante cazzo di robe ti possono servire? Dopo
But you never can tell, no? Guarda, ti puoi sbragare, insomma, hai più possibilità di gioco, no? Non è che stai nella brandina lì, così, fermo, piazzato. Ci sono le brandine da campeggio da mettere qua. Vabbè, dai, piantala con questo letto, l'abbiamo capita, ce l'hai già la... Mi sono ricordato adesso che ho due cuscini grandi. Quello lì è la mia persona, no? Ho due cuscini grandi, da andare a prendere tre cuscini grandi. In uno c'è una, è un grande, no? Come... Nella federa del cuscino gli ho infilato dentro un sacco a pelo, così mi fa da cuscino, ma volendo tiro via la federa e mi prendo il sacco a pelo. Hai capito com'è il concetto? E dopodiché, e poi ho altri due cuscini. Questi qua, per esempio, tu vai dai cinesi, no? Questi qua, questi sono per i cani, però sono puliti, nel senso che il cane non c'è mai stato sopra. Quindi cosa? O per il cane, o per il gatto, whatever. Però sono dei materassini, sì, sono piccolini, ma li puoi accomodare e fanno la loro parte. Hai capito? Questo qua è l'affare della ruota e noi lo possiamo usare come cuscino. Hai capito? Come appoggia cuscino, guarda. Cioè... Se lo dovessi mettere più in alto, rimarrei qua a dormire, rimarrei qua così, sarei a questo livello a dormire. Hai capito? Perché vedi com'è alta questa? Quindi mi alzerei e sarei a questo livello qua a dormire. Mega cuscini, e invece in questo qua c'è il sacco a pelo. Hai capito? Cioè anziché arrotolarlo, lo lasci... nelle whatever e lo metti dentro una federa del cuscino e così hai un cuscino e volendo sacco a pelo. Io ho fatto serve. Giusto questa, no? Giusto per dare una continuità di flat per metterci sopra, perché sennò è un casino, no? Cade. Allora gli ho messo giusto questo qua, copre Professional Technology. I tappetini extra di qualche altra macchina che ho avuto li tengo e mi servono come antiscivolo. Questo qui era della Watts, uno l'ho buttato perché era oramai totalmente sbrindellato, questo era dal lato passeggero e quindi ancora funziona. Magari lo metto qua così mi dà un po' di attrito per la gomma, no? Questo è quanto. Meno male che ho lavato la macchina l'altro giorno proprio prima che nevicasse. Oh, guarda, piccolino. Questo è un buco, guarda. Ok, che l'ho dato sul... meno male un paio di cionfoli. Però l'ho dato e così gli dà questa protezione nel Cristo qua, nel parafango, no? Giusto adesso che iniziava, che ha nevicato, così almeno gli dà una sorta di protezione. Queste me le porto dietro, sono queste bretelle che si attaccano alla gomma. Queste cinghie che si attaccano alla gomma, le ho usate una volta e mi sono servite. Allora le tengo just in case, se c'è qualche difficoltà almeno le ho. Questa è l'ultima cera che gli ho messo, l'ho comprata in un Carrefour in Italia. È ok, molto liquida, non è che dura quelle 2 settimane, dicono, però insomma è da dare. E poi ho questi qua, no, come questi sono le ginocchiere, e servono, se devi fare qualche lavoro anziché stare sulle ginocchia
non prendono spazio e vanno bene. Questo è no? Il becco come si chiama? Della tanica. Ne ho un altro, questo è di metallo, questo è di plastica. Cordine per il tarp, sacchetti, che poi quando li cerco, dove li ho messi? Dov'è che li ho messi? Cazzo, avevo un casino di sacchetti, dov'è che sono? Hai capito? Mascherine, che sai mai che torna di nuovo l'inghippo delle mascherine, ombrelli mai usati. Questa è la canna da pesca. Hai capito? Comprata su Wish, mai usata. Però non sai mai, cioè guarda com'è, a canna da pesca. Però non sai mai, ti trovi in un'occasione di emergenza, devi andare a pescare. Non l'ho ancora neanche mai montata, ce l'avrò da 2 anni, forse 3. Questi sono da mettere ai vetri, penso sempre di metterli quando mi fermo nella sosta, hai capito? E poi non li metto mai. Perché mi piace vedere la luce al mattino quando mi sveglio, no? E poi anche keep an eye on the surround. E allora, insomma, li metto lì. Le ciabatte della moglie. Lo scopino. Quando non sai dove mettere la roba, lasciala lì. Poi arriva il tuo momento. Questa è un'amaca, ne ho 3 di amache. Questa è una piccola tendina che ci stai giusto giusto dentro. Però you never can tell, magari sai, non sai mai. Con le borse della spesa. Cioè guarda che roba, guarda. 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 E questo è uno straccio, ma cosa ci fa lì? Oh signore, borsa. 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 È la borsa che tiene le borse. E quindi abbiamo il cricchi, lo sgrassatore che non si sa mai. Questo qui che non mi ricordo perché cos'è, comunque 75, poi c'è un altro per il gear, 75 V90, l'altro 140. Quest'altro per il gear, WD-40, WD-40, per i graffi, che lì hai voglia,
Questo per additivo per l'olio, se per caso che ha qualche perdita, la cintura, il cavo. Minchia, cos'era? Un ingrassatore, svitol, no, whatever, e le due chiavi. E questa è la serie. Come si chiama? Masking tape, scotch. Uno protettivo, un altro biadesivo, uno fluo, uno questo qua per le riparazioni. Questo qui che l'ho comprato, questo per girare il volante. Ma non è pratico questo qua, capito? Non è pratico, magari per una macchina più piccola. L'ho preso, ma non è pratico. Questa è una vite, un cacciavite, cacciavite e poi chiavi varie qua, che serviva per montare il CrossFit. E trovo che sia molto pratica questa qua. You never can tell, la puoi usare. Candele, i fusilli, un metro per misurare chissà che, e un pennello per togliere la polverina, magari la ruggine che dovrei togliere da là. Insomma, non è che ci sia tanta roba qua dentro, eh? Questi sono delle ventosine che a volte ti possono servire, mai usate. Questa un'altra, quindi questa la possiamo togliere e oggi facciamo un po' di training. Serve questo altro olio da prendere, perché questo è quello della macchina, quindi questo da tenere. E quindi ciao. Ragazze di ieri facevano, sono venute a fare musica latina. Magari poi metto un piccolo video. La giacca che dicevo, capito? Queste qua ti tengono il calore. Queste vanno davvero bene, questa la uso anche per fare il training. Faccio di quelle sudate, adesso è girata inside out perché l'ho lavata. Sensational. Abbiamo il gancio traino, qui i cavi della batteria carica, il triangolo, no, la cintura, gli oli, la crema per i graffi. La teniamo e that's it. Questa la mettiamo qua, capito? E i cavi li mettiamo qua sopra con questo che lo infiliamo qua così e questo che lo mettiamo dopo. Quindi cosa facciamo? Queste sono tutte lunghe. Hai capito? La cassetta degli attrezzi. E questa la leghiamo in una forma più o meno tattica. Questo ok, no? Adesso qui abbiamo, fuck, ancora questo olio. Questa che è la cassetta munizioni.
Dove abbiamo tutti i pezzi grandi, ce li abbiamo qua. Cosa abbiamo come pezzi grandi? Vediamo cosa abbiamo come pezzi grandi. Vediamo, vediamo. Vediamo come pezzi grandi abbiamo. Candele. Carta rinchiata qui. Questo lo butto. Questa è una penna con tutti i cacciaviti piccolini. Qui abbiamo le candele, una colla, dai, dai, dai. Però questa dove la vuoi mettere? Bisogna tenerla. Oh, Mrs. Boogie, where are you going? Ah, questi, shit. E dopo tutta questa roba, questo via. Now we're talking seriously. E poi questa roba qua troverò il posto anche per questi sacchetti. Madonna, voglio questi sacchetti. Vabbè, dai, adesso c'ho più voglia. Un altro di questi qua, questo lo porto via. Non è vero. Allora, qui abbiamo l'olio, che questo è l'olio della macchina, questo bisogna portarselo. E poi abbiamo questa roba qua, che comunque non è che devo tenere tutto. Corda, corda, e fucking corda, e ancora un'altra corda. Troppe corde. Questa qui, siccome l'ho trovata che costava poco, allora l'ho presa. Però alla fine, però se tu vai in un campeggio e devi stenderti la roba, track, c'hai la corda. E qui abbiamo altri stracci, che questi qua li mettiamo insieme agli stracci. E anche questi altri stracci, ma quanti stracci devo avere? Questo qui non mi serve. E questo lo portiamo via. Jiggets. Scuola di economia, il mercato, panetteria. Le uova. Questi sono i nuovi lager. Sono più moderni, ma l'idea è sempre quella. Arbeit macht frei. Un chiosco superstite. Una volta i negozi erano tutti così. Adesso si sono trasformati in centri commerciali. Dai castelli della Francia al castello in Polonia.
il castello di Jeviez. Settant'anni, anche lui è vecchio. Ha messo le retine perché è tutto oramai, c'ha i suoi anni. Settant'anni. L'albero più vecchio in tutta l'area della Silesia. Incredibile, 370 anni. Vent'anni di matrimonio, oggi. L'anniversario. Ecco qua, questi sono qui nel parco. Ma che simpatico, potevo prendermi questo. Poi c'è questo. Poi c'è quest'altro, che è come questo che abbiamo. Questo è tremendo. Stretching. C'è questo. Ah, questo per i fianchi. E questo qua. E poi ce ne sono altri qui, poca roba. Fatto su di sci. E nell'entrata del centro commerciale abbiamo Help Me Out, un po' di, come dire, erba rumenta, diciamo, di quella lì che ti rincoglionisce, vedi? CBD, Help Me, andiamo. Dai, ma che BMW è questa qua? Siamo qui per fare il, come si chiama? Questa è spettacolo, questa qua. Per fare il tagliando, no? Per reggere. Ma dai! Dopo la guazza prenderò questa.